Sì, e ce l'abbiamo fatta! Mamma mia, voglio, che sofferenza, mamma mia! Corse, allora, il cuore fino all'ultimo 5 minuti di recupero, voglio, boom, 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 boom! Niente di meno, l'elettrocardiogramma è giù di tilta, è giù con me! Mamma mia, voglio, mamma mia! Allora, un primo tempo, i primi, diciamo, diciamocela tutta, a 25 minuti, un Napoli che era proprio mostruoso, mostruoso. Poi dopo si è abbassato molto e abbiamo sofferto. Un secondo tempo ha giocato molto di più il Milan, il Napoli voleva ripartire, però oggi devo essere sincero, voglio fare un complimento ad Insigne perché ha fatto una grande partita. Io, come vi ho sempre detto, io Insigne non supporto, per me è un medio giocatore, è un buon giocatore, però oggi, perché quando c'è da dire che fa una bella partita, ha fatto una grande partita. Mertens sottotono, anche con, nonostante che ha fatto i due assist per come si chiama, per i due gol sia di Gaecon che di Insigne, quindi, però sottotono, perché, ma non, io sto ancora pensando, a parte il rigore nettissimo, chi le vive Rocchi, chi l'homme e merda Rubentino, ecco si agi chiama, non ci ha dato il rigore, perché era rigore netto, ha detto premium e sky, rigore nettissimo su Mertens, vabbè, lasciamo stare, poi dopo abbiamo fatto i 2-0, poi si è fumato, ha preso, si è fumato, ha preso male il pallone, sennò uttava pure Donnarumma con tutta la palla, andava, comunque un primo tempo, il rigore, se ce lo dava, si cioreva, ma stava Rocchi, non ci ha dato, il rigore, e Mertens non si fumava, se finiva il primo tempo 4-1, che ovviamente il gol è venuto nel primo tempo, non avevamo rubato niente. Un secondo tempo, devo dire la verità, un grande Milan ho visto, perché sono sportivo, perché ho visto un grande Milan, la traversa anche. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, c'è da dire, ve l'ho detto, corumi babum, babum, chi li secondo, non lo so, i secondi di solito fa 1, 2, 3. Ma stavolta i secondi per questa partita, 1, 2, ogni secondo ci mettevano un minuto, ma se no, ma no, non venivi giù, comunque importante questi 3 punti favolosi, vieni qui a papà, vieni qua a papà, come siamo casati oggi, come siamo casati a papà, siamo belli, frisca tu, sai a papà, sempre forza Napoli, vieni, no, no, no. Ah, come l'hai visto sto Napoli tu? Come l'hai visto? Direi che nel primo tempo abbiamo... primo 25 minuti, abbiamo giocato proprio una favola, sembravamo i flipper. Che poi voglio dire un'altra cosa, voglio fare i complimenti a Donnarumma, che è un ragazzo di 16-17 anni, voglio, ad uscire all'ultimo in aiuto della squadra, ha fatto il colpo di testa che poteva essere pericolosissimo, più angolato per Reina, ce l'ha parato, però gli voglio fare i miei complimenti, veramente un grande Donnarumma, giocava da libero Donnarumma, per me Donnarumma, voglio, parliamoci chiaro, per me Donnarumma sarà il vice Buffon. Per me veramente Donnarumma è un portiere che va preso in considerazione, perché è un grandissimo portiere. Oggi, ve l'ho detto, il secondo tempo un grande Milan, Napoli è stato, diciamo, voleva giocare più di ripartenze, però con Mertens sottotono non c'è stato possibile, perché i cambi non li abbiamo fatti con sia Gabbiadini e sia con Paoletti, vero papà? Abbiamo cambiato tutto il centrocampo con Amsic, con
Giorginio, che poi Giorginio è stato l'artefice del gol del Milan, che ci hanno fatto fanuia nel primo tempo. Anche Insigne ha fatto il passaggio per che ha causato l'ammonizione, perché là c'era e non c'era contatto, non era espulsione perché non era chiara occasione da gol, però c'era e non c'era il contatto, parliamoci chiaro, si vede a Moviola lo tocca malapena, però ovviamente ecco, se lo tocca si è buttato a terra, era da ammonizione, era ma non da espulsione, perché non era una chiara occasione da gol. Quindi raga, io su questo niente, oggi siamo contenti, era papà, era papà, era papà, ci hanno piato questi tre punti, a fan moccoli mo, Rubendini, mo voglio sotto canale Umica, voi a dritto, cercate perché stasera se perdevamo stavo tutto quanto sotto canale, mo si tenete il palo, venite sotto canale e commentate e dite quello che io dico. Attenzione, parlate della partita come io sto parlando della partita e sto analizzando la partita, di tutto quello che dico, non andate oltre con le offese eccetera eccetera, perché ve l'ho detto, ma metto un 2 CES nel vostro logo, la colonna fecale, nuovo logo, 2 CES, vi metto nel cesso e non vi faccio commentare più. Quindi vi invito un'altra volta, come sempre ogni mio video, di non esagerare nel parlare, parlate solo esclusivamente della partita, perché io sto parlando della partita, non è che sto giurdando a livello disgrazia oppure parlo male della città. Perciò, quindi questo è il mio avvertimento. Io stasera sto troppo casata. Ah, un'altra cosa che devo dire, dice la verità, stavo guardando Premium, un canale, poi ho messo la telecronaca del tifoso Auriemma, niente di meno, ha segnato un Milano, un subito ci ha avutato, vabbè, ci ha avutato, poi dopo, non so per quale motivo, ho rigirato di nuovo Auriemma, cazzo ha piatto attraverso il Natale Milano, e ci ha chiesto stasera Auriemma, porto papà la seccia, e non ecco, ora papà. Allora, noi salutiamo a tutti, guarda mica, saluto pure tu, sempre e solo Forza Napoli, perché tutto riesce. E non è così che ciao, voglio un bacio e Forza Napoli. Ciao, voglio.